Buongiorno a tutti e buon anno nuovo, buon 2022. Oggi è il 2 di gennaio, siamo Ursulei e oggi procediamo con il terzo travaso. Come ho detto nell'altro video, i travasi si fanno per illipidire il vino, per fare in modo che non rimangano dei residui, delle fecce che sarebbero indesiderabili, a meno che non si faccia il battonnage, ma questa è un'altra questione. E quindi oggi procediamo al terzo travaso perché sta facendo piuttosto freddo e quindi mi aspetto che molte fecce si siano depositate sul fondo. Naturalmente ho già lavato il mastello che utilizzerò per fare il travaso, ho già lavato tutti i tubi che servono per questo tipo di operazione. In questo caso specifico, all'inizio, quindi quando toglierò il vino dal contenitore in acciaio e lo farò andare nel mastello. Non userò una pompa, ma lo travaserò per caduta. Quindi diciamo che in questo modo evito di stressare troppo il vino. Naturalmente, quando avrò travasato il vino, sarà ripulito, avrò pulito il contenitore in acciaio, dovrò usare la pompa per rimettere il vino lì sopra. Quindi incominciamo semplicemente aprendo la valvola e facendo cadere. Adesso vediamo un attimo. Valvola aperta. Il vino cade cioè viene travasato per caduta. In questo modo non si stressa. Dopodiché lo rimettiamo qua su, ok? Ecco, se guardiamo in controluce si vede che il vino si è già illipidito parecchio e lo si vede anche così. Vedete? Naturalmente, appunto, dobbiamo ancora farlo decantare per avere una limpidezza che sia ottimale, diciamo. Ok? Ecco, come si vede nel fondo dell'acciaio. Vediamo tutto il deposito che è rimasto, che ovviamente buttiamo. Appunto, sono le fecce e dobbiamo eliminarle il più possibile per avere appunto un vino che sia limpido. Adesso noi naturalmente il contenitore in acciaio lo laviamo per bene. Ecco qua. Queste sono le fecce. Fini naturalmente. Allora, dai, prima di ritravasarlo, adesso sto preparando la pompa. Prima di ritravasarlo, dai, lo assaggiamo, vediamo un po' com'è. Profumo di vino nuovo. Frutta rossa. Lampona, mora. Bell'attacco acido, un bel tannino avvolgente, fa salivare tutta la bocca. Stai muovendo molto bene, ma ancora un piccolissimo residuo zuccherino, ma questo non è un problema, anzi, diciamo che poi col tempo magari dà anche rotondità e sta evolvendo veramente bene, molto buono. Erbe aromatiche, ricorda qualcosa tipo il timo, il criso, un po' di rosmarino anche. Poi c'è da dire che comunque i vini naturali come questo normalmente non hanno esplosione di profumi. Perché? Perché comunque i profumi vengono come dire, estratti durante la fermentazione, perché i precursori aromatici, che poi diventano molecole odorose a seguito della fermentazione, a seguito della metabolizzazione da parte dei lieviti che trasformano gli zuccheri, quindi non solo gli zuccheri, ma tutti i composti,
diciamo, non sono, essendo dei lieviti indigeni, quindi lieviti che di fatto sono ceppi che sono presenti nella cantina, che quindi poi, oltre che nell'uva, ma è che poi, come dire, sono i responsabili della fermentazione, non essendoci lieviti selezionati che quindi vanno a preferire l'esaltazione, la metabolizzazione di determinati composti odorosi per esaltare, cosa ne so, ad esempio la mora o la ciliegia, diciamo che abbiamo una popolazione di aromi e di profumi che derivano dai ceppi di lieviti che sono sempre esistiti in questa cantina. Stiamo parlando di ormai, insomma, di 30 anni praticamente, perché il vino in questa cantina lo faceva mio nonno. Quindi normalmente, appunto, non sono esplosioni, però sono profumi molto, molto delicati, e lo stesso in bocca, molto, molto, come dire, non è potente, non è... è ancora giovane naturalmente, perché un vino di fatto è, insomma, è un vino nuovo. Ha un po', come dire, il carattere quasi di un vino novello, ma non è un vino novello, nel senso che ha questa sua giovialità, ma non ha un'esuberanza esaltata, diciamo, ma molto marcata. Molto, è un vino discreto, cioè discreto dal punto di vista del carattere, buono, buono. Pronti per il travaso. Ok, peschiamola qua e ributtiamo nell'acciaio. Vediamo un po'. Da qua aspira e qua ributta. Ok, ecco, questi sono circa 2 grammi per ettolitro di metabisulfito. Tenendo conto della perdita, anziché mettere 3,20 grammi, ricordiamo che sono 160 litri, ne metto poco meno, ma insomma, non cambia il discorso. Adesso cosa facciamo? Riempiamo un po' di... prendiamo un po' di vino da qui, dal boccione, dall'acciaio, aggiungiamo il metabisulfito e lo rimettiamo lì sopra. Abbiamo prelevato un po' di vino dall'acciaio, si vede, e lo rimettiamo sopra. Abbiamo aggiunto il metabisulfito, quindi 2 grammi per ettolitro di metabisulfito, e se lo aggiungiamo. Un altro po' di vino per risciacquare. Adesso dobbiamo tappare con il tappo, con la camera d'aria. Faccio vedere. Come avevo già fatto vedere un'altra volta, questo è il tappo con la camera d'aria che abbiamo lavato, sciacquato. Adesso lo mettiamo sopra.
coperchio per evitare polvere. A questo punto si stringe leggermente la manovella in modo che la camera d'aria possa gonfiarsi, si pompa e si arriva oltre il livello segnato con l'attacca, si richiude. Oh. E quindi di fatto il travaso è stato effettuato. Quindi abbiamo detto terzo travaso, il vino sta progredendo bene, per cui siamo confidenti che insomma le cose vadano bene. Adesso vediamo cosa succede in primavera, adesso lo lasciamo decantare per qualche mesetto, così lo lasciamo tranquillo, ok? Terzo travaso fatto e buon anno a tutti!